Massimiliano Pes, Neumann Italia, siamo qui alla fiera di Vita in Campagna. Dunque, noi siamo alla seconda edizione su 5, mi pare che sono le edizioni di questa fiera, e la sensazione, anche se non abbiamo ancora i numeri, che siamo vicini al raddoppio rispetto all'anno scorso. È un dato molto interessante, ovviamente positivo per noi, e credo anche di poter dire in controtendenza, perché le ultime fiere che abbiamo fatto tra la fine del 2014 e inizio del 2015 ci hanno fatto vedere dei numeri perlomeno costanti, se non addirittura in calo come afflusso. Qui Vita in Campagna invece la situazione è completamente diversa, e io credo che sia fortemente legato alla scelta strategica che ha fatto la rivista. Noi collaboriamo da circa 2 anni con Vita in Campagna e abbiamo visto una forte evoluzione della capacità della rivista, della testata, di rivolgersi al suo pubblico. Hanno sviluppato molto l'attività, diciamo, online e web, oltre a quella cartacea che è la loro attività tradizionale, e stanno espandendo l'interesse di questo tipo di testata anche su un pubblico leggermente diverso da quello tradizionalmente affezionato alla rivista. In generale penso di poter dire che questa tendenza, cioè di fiere non dedicate al mondo business ma dedicate al mondo consumer, sia negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, anno e mezzo, la soluzione vincente. Prodotti 2015 ancora non ne abbiamo di nuovi, le novità arriveranno intorno al mese di settembre. Cavalchiamo il mercato con i prodotti che abbiamo già presentato alla fine dell'anno scorso. Fondamentalmente noi seguiamo 2 linee di prodotto. Quella con cui abbiamo iniziato la nostra attività e che rimane l'attività principale è quella dei robot rasaerba. Abbiamo 2 modelli che avranno delle variazioni nel corso della stagione, come stavo citando prima. E abbiamo affiancato alla fine del 2014 una linea di attrezzi a batteria in linea con le tendenze di mercato più recenti, che è composta di 4 elementi con una batteria comune che è intercambiabile. Questa è la nostra offerta per oggi. Il mercato dei robot rasaerba, peraltro, è un mercato in forte ebollizione, perché i numeri continuano a crescere. Parliamo di una percentuale di crescita dell'ordine del 15-20% sul mercato Italia e probabilmente anche superiore sul mercato europeo. Siamo probabilmente mediamente in Europa su un tasso di crescita che si avvicina al 20-25%. E noi in particolare, come startup in Italia, andiamo a raddoppio da un anno con l'altro, quindi ovviamente quest'anno ci aspettiamo degli ottimi risultati, e i primi mesi di quest'anno ci stanno dando ragione. Abbiamo appena aperto in Svizzera, dove abbiamo una nuova sede, e lì ci stiamo confrontando con un mercato che è ancora molto più maturo del nostro. Tenete conto che in Svizzera i volumi venduti sono nell'ordine del 20-30% in più che in Italia, con un mercato che è 10 volte più piccolo. Io vedo una tendenza per i prossimi anni sempre più orientata al consumer e sempre meno al dealership. Gli eventi per i dealer saranno degli eventi di brand specifici che ogni casa gestirà per conto suo. La fiera sarà sempre di più un momento di incontro col pubblico finale. Questa l'attenzione, diciamo, alla cultura del cliente finale sarà sempre più importante, e più i brand diventeranno sofisticati e avranno prodotti complessi da spiegare, più il contatto col cliente finale diventerà rilevante. Vi ringraziamo tanto. Prego, buona giornata. Buona giornata.